No sparring, no Krav Maga. Allora, sicuramente la difesa personale non è sparring. Lo sparring è un combattimento, un duello uno contro uno, più o meno ad armi pari. Mentre nella difesa personale noi dobbiamo prepararci per un contesto molto diverso. Quindi quando si dice che lo sparring non è difesa personale, si sta dicendo qualcosa di molto vero. Ma quando si dice che nel Krav Maga lo sparring non c'è o non è necessario, si sta dicendo qualcosa di molto poco vero. Vediamo perché. Perché il discorso dello sparring è quello di dare una serie di strumenti all'allievo che possono migliorarlo nella difesa personale. Questi aspetti sono tre. Il primo elemento è puramente fisico. Una migliore condizione fisica, una migliore capacità di utilizzare il proprio corpo per generare potenza, migliora molto le tecniche di difesa personale. Potremmo tranquillamente dire che se non c'è questo presupposto, se manca questa base, le tecniche di difesa personale hanno poco senso. Il secondo elemento è puramente tecnico, perché quando tu impari a utilizzare bene il tuo corpo e impari a utilizzarlo in un contesto non collaborativo in cui devi allenare le distanze, devi allenare il movimento a una certa velocità, perché altrimenti il colpo non viene intercettato se non dalla tua faccia, chiaramente hai un forte miglioramento tecnico in tutto il comparto della difesa personale. Non solo in quello degli attacchi e delle difese, ma anche in quello, diciamo, del corpo a corpo, in cui, almeno per quello che è il sistema Krav Maga, le tecniche non sono vere e proprie tecniche di lotta. E infine l'ultimo elemento, che è forse il più importante, l'elemento mentale. Quando sai combattere, quando il contesto del combattimento non è un contesto estraneo, ma qualcosa in cui tu riesci a, diciamo, cavartela, cambia il tuo atteggiamento mentale. Chiudendo, potremmo dire che lo sparring è un elemento integrante come strumento del progresso nel Krav Maga per la difesa personale. Perché quando sai combattere e hai fiducia in te stesso, ne è abbastanza anche per evitare di dover combattere. Fammi sapere che ne pensi, se ne pensi iscriviti e clicca sulla campanella. Condividi, perché la conoscenza è l'unico bene che puoi condividere senza rimanerne mai accorto.